Guardali come li flanca. Guarda come cazzo li flanca. Guarda come li flanca, Madonna Santa. Io sto impegnato su a dare una mano a questi perché non vogliono pushare. E io le ho fatto. Io ho pushato. Ho sfondato. Bella a tutti compagnia, bentornati con un nuovo video qua su Battlefield 5. Oggi ragazzi voglio parlarvi della nuova modalità che hanno rilasciato recentemente chiamata Sfondamento Fortezza. Modalità che a me personalmente sta piacendo davvero tantissimo, perché esalta le classiche meccaniche di Battlefield, come ad esempio il gioco di squadra, con le nuove meccaniche inserite in questo capitolo, come ad esempio le fortificazioni, che in questa modalità svolgono un ruolo fondamentale per i difensori, perché appunto da una parte troviamo 32 difensori che devono mantenere una linea difensiva sorretta proprio dai ripari costruiti tramite le fortificazioni, dall'altra parte troviamo 32 attaccanti che devono sfondare queste linee difensive e conquistare tre obiettivi sparsi in giro per le mappe. Attualmente si potrà giocare solamente su Amada e Devastazione in questa modalità, ma spero che in futuro introducano nuove mappe, perché come modalità merita davvero tantissimo, sia perché lo stile di gameplay che quasi ti obbligano a giocare è una sorta di assedio vero e proprio, dove appunto il gioco di squadra copre un ruolo fondamentale, sia perché le modifiche apportate alle mappe sono qualcosa di stupendo, e spero che un giorno alcune parti di queste modifiche che hanno introdotto vengano inserite nelle mappe delle altre modalità, come ad esempio Conquista o la stessa Sfondamento normale. Per quanto alcuni dicono che la modalità risulti caotica, secondo me questo caos che si genera soprattutto ad inizio partita è sensato, perché comunque bisogna ragionare sul fatto che bene o male ci si trova sempre in 64 giocatori in una zona minuscola di fronte al respawn degli attaccanti, perché il resto della mappa è alle spalle dei difensori e l'obiettivo degli attaccanti è proprio quello di sfondare le linee di difesa. Poi ovvio dipende tanto anche dai compagni di squadra che si trovano, perché giocare da soli non si sa mai se i tuoi compagni ti seguono, ti aiutano e così via. Dunque secondo me giocare da solo in questa modalità ti va a rovinare le esperienze di gioco, soprattutto perché, come ho già detto, potresti fare molta fatica, soprattutto in attacco, a trovare un team che ti aiuti a sfondare le linee di difesa, piuttosto che magari stare camperato nel proprio respawn col cecchino. Per concludere, sinceramente parlando, questa modalità fortezza era come io mi aspettavo la modalità sfondamento quando è stato presentato Battlefield 5, ovvero una modalità dove la parola sfondamento avrebbe avuto un senso effettivo, dove bisognava sfondare una linea nemica senza darti troppe possibilità di approccio, ovvero tante vie secondarie dove aggirare il nemico, come succede nella maggior parte dei casi attualmente. Prendete come esempio Rotterdam. Nella maggior parte dei casi gli attaccanti passano prima dai palazzi e dal ponte piuttosto che dall'obiettivo stesso. Dunque mi aspettavo una modalità caotica, sì, ma controllata, con protagonista la fortificazione per quanto riguarda i difensori e il gioco di squadra per quanto riguarda gli attaccanti, esattamente come questa modalità fortezza. Ora ragazzi vi lascio ad alcune clip che ho registrato durante questi giorni su questa nuova modalità per mostrarvi un po' come funziona, ma soprattutto farvi vedere che giocando di squadra comunque si riescono a fare degli aggiramenti su questa modalità, consentendoti di portare a casa tantissime kill. Fidatevi, guardate il video fino alla fine perché vedrete dei flank assurdi. Io come al solito vi invito a supportare questo video con un bel mi piace ed un commento, dicendomi voi cosa ne pensate di questa nuova modalità fortezza. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, passate dal mio profilo di Instagram che trovate qui sotto in descrizione. E detto questo, vi lascio il gameplay. Tu sei andato? Non lo so, io sto andando in fondo alla mappa. Finché non finisce il filo spinato. Se sto cercando l'ingresso, scusa, che fai? Ah già, però qua non c'è la porta aperta. Cazzo, ma sto filo spinato ce lo devo ficcare ovunque. Mi hanno tipo sgamato. Mi hanno in tipo 8000. Sgamato. Guardalo. Morirò, a breve morirò, però. L'ho ucciso. Guarda quello dove sta la campana. Schifo. Double kill col piatto. Oh, anch'io double kill. Ma quello? Guardati altra double kill. Quanti di fronte a noi? Oddio. Quanti? Guardalo, guardalo, guardalo. 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 Ora ti sto facendo le kill della merda. Le kill della merda. Le kill della merda. Ho finito i colpi. Oh cazzo, adesso ho finito sul serio tutti i colpi. E vinciamo. Ci siamo messi tu in alto, io in basso, non ci sto a capire. Sì, no, ma questo è stato l'aggiramento più infame della vita, eh. Noi ci siamo messi sopra la fortezza a cicchinare da sopra tutti gli altri, non capiamo un cazzo. Guarda il flank, guarda il flank. Ma dove sei sceso? Sei sceso da qua. Guardate il Mr. Flank. Mamma mia. Ragazzi, ho liberato A! Ragazzi, ho liberato A da solo! Ho appena liberato fucking A da solo! No! Te ci muori? Te ci muori, cornuto? Te ci muori? No, non ci voglio credere! Te ci muori? Ma però mi ha baionettato!
No, 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 oh, cazzo, ho finito i colpi. Sta buono te. Preso. Ma Marco si sta preso. Dando aerei, va bene. Presi. E un'altra settupla, l'ho fatta. Adesso la più in culo come se non ci fosse un domani, già me la sento. Invece te l'hai presa. Preso. Preso. C'era il quarto. Porca Eva. Guardatela la tripla, guardatela. Grazie. Prego, prego. Mi hai rubato tutto. Quando rubi te, tu hai fatto un cazzo. Quando rubo io, tu ne hai fatto un cazzo. Mi hai rilegato sull'aereo in quel gameplay. Zitto. Nessuno lo saprà mai. Te l'ho detto che l'ho... Vai, vai, preso. Che devi scriverla. No, sono morto. Vai, Rudy, Rudy. Occhio, dinamite. Si è suicidato. Si è suicidato. Coglione. Coglione. Attento, Ste, non so dirlo. E mi sono appena fatto tripla, non so dire là. Quadra kill. C'è una mina, aspetta, c'è una mina. E dimmelo dopo. Grazie. Che la piglio, no? T'ho detto 8 anni fa. Non è vero. Double kill, liberata B, vai. Ma quanto cazzo è bella questa modalità, è proprio caotica, close quarter, sembra quasi di giocare... Sembra di giocare al vecchio deathmatch di Battlefield 3, spavento che mi ha fatto venire. Guardati sta tripla. Rudy, ho fatto 55-11 contro sti qua. Avete rotto tre quarti di palle voi però, eh. Oh... Muori, schifo. Stai salendo, stai attento. Dove? Ah, è sotto, è sotto, è sotto. Ah, oddio, 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 Rudy, 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 me l'ha sparato uno, l'ho ucciso. Dai, questo sta camperato per te. È rimasto incastrato, coglione. E va fan tu culo, va. Tripla, easy. Guardali come li flanca. Guarda come cazzo li flanca. Guarda come li flanca, madonna santa. Io sto impegnato su a dare una mano a questi perché non vogliono pushare. E io li ho fatto. Io ho pushato, ho sfondato. Ho rotto tutto io, ho rotto sta mappa. Guardalo, flank number 2. Volevi. Volevi, ti sarebbe piaciuto, stronzo. Guardatela. Dai, venite, venite, tripla, quadra kill, Beh, che stanno arrivando un botto da dove sono morto io. Almeno preso. 5 o 6. Quadra kill, c'è gente. Sono circondato. Guarda quanti ne sto facendo. Ah, io provo a fare l'infame. Minchia. Triple. Sì, sì. Ho 97 colpi, stronzi. Venitemi contro. Se non c'era quello con la dinamite avrei fatto tipo 8-9 kill. Sta a cuoce, tia. A cuoce dovete stare. Mua. Oh cazzo, là sopra. Dai, 10. E 10, minchia, c'hanno tutti i colpi che vuoi, c'ho. Però giriamoci subito. Dobbiamo andare a succedere noi. Dobbiamo andare a succedere. Preso. C'è dietro. Qua davanti a me. Sì, visti, visti, visti. Sta arrivando gente anche da preso qui. Ah, troppi, troppi. Preso. Ah. Non sono mai troppi per noi, ricordatelo, soldato. Double kill. Preso. Double kill ancora. Preso. No, te lasci stare il tizio. Preso. Dai, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. Ah no, è morto quello, ma porca. E si vince. Easy. 32-2 è così, sta.